Domenico Ioppo, l'amministratore delegato di Campus Editori, torna in presenza il Salone dello Studente, una opportunità di informazione per quello che sarà un domani il percorso universitario. Quali i numeri, quali le aspettative di questa edizione? Allora, ci aspettiamo circa 9.000 studenti, abbiamo 45 espositori tra università, università del territorio, università italiane, università digitali, scuole di alta formazione, ITS, insomma un po' tutto il sistema formativo terziario italiano. Ci saranno una cinquantina di convegni, di workshop e di incontri. Abbiamo messo a punto i test, c'è un'area dove i ragazzi possono simulare i test di accesso all'università, c'è l'incontro, la possibilità per i ragazzi di incontrare gli psicologi, ci sono gli incontri che facciamo sull'orientamento, quindi insomma è un'offerta molto ricca. Presidente, una sede insolita per il Salone dello Studente, perché questa scelta, quali motivazioni, quali aspettative? Allora, li spiego subito. Il MAS ha avuto sempre una predisposizione ad aprirsi al territorio, soprattutto ad aprirsi a attività imprenditoriali o eventi concreti come questo che stiamo vivendo oggi. Ma per un semplice motivo: questa struttura che voi vedete era una struttura che è nata, doveva essere una grande distribuzione, una logistica per la grande distribuzione, troppo piccola per la grande distribuzione, troppo grande per i piccoli. Da un paio di mesi abbiamo, come si vuol dire, deciso di riconvertire questa determinata struttura ad eventi, mettendo, come si vuol dire, il nostro know-how, il nostro spazio di logistico, gli spazi per posteggio, in maniera che comunque vada diamo modo di far conoscere una struttura che è una struttura, come si vuol dire, importante. Poi mi faccio dire una cosa: oggi vendendo tutta questa determinata gente si percepisce immediatamente la voglia di ripartenza. Per una struttura come la nostra, che nel periodo del Covid, soprattutto penso 2 anni fa, i primi mesi di marzo, noi siamo stati sempre aperti 7 giorni su 7, anche in un meccanismo di isolamento, ma perché la nostra responsabilità come presidio della distribuzione del fresco ci imponeva di stare, come si vuol dire, all'aperto. Oggi vedere tutta questa determinata gente e questa voglia di ripartenza ci dà, come si vuol dire, una prospettiva e un incoraggiamento per andare avanti. Questo servizio è offerto da Ottica Mannino, via Sebastiano Catania, numero 257. Qualità, competenza e cortesia a un prezzo contenuto. Controllo della vista gratuito. Richiedi il coupon sulla WhatsApp line in sovraimpressione e avrai la montatura in omaggio se acquisti un paio d'occhiali completo. Nel cuore storico di Catania, il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale, contattateci al 338 37 922 71.